Il film si apre in Australia, descrivendo l'anno distopico 2053. Secondo il narratore, dopo l'ultima guerra, il tasso di criminalità è aumentato di oltre 800 unità per cento, causando un afflusso schiacciante sul sistema carcerario. Per mitigare il peso sulle carceri, il governo ha introdotto il Box Rehabilitation Program, un sistema che offre ai detenuti due scelte: scontare la pena in isolamento o offrirsi volontari per lo sterminio immediato. Una volta nel box, cibo e acqua verranno forniti solo con il permesso dei cittadini rispettosi della legge. Chiunque venga sorpreso mentre cerca di scappare o mentre aiuta qualcuno verrà ucciso duramente. Vediamo poi una donna francese, che è imprigionata in una di queste scatole prigione. Sembra che stia lottando duramente per vivere senza cibo e acqua. A un certo punto è così sopraffatta dalla sofferenza che raggiunge il livello più basso. Di conseguenza, recupera una piccola lama di rasoio da un angolo e si ferisce fatalmente al collo. Nella scena successiva ci viene mostrata un'isola rocciosa accanto a numerose celle di prigione. Lì si vedono una ragazza e un ragazzo giocare con una palla di gomma. Poco dopo, la palla colpisce una delle scatole, facendo riprendere conoscenza al prigioniero 371113 al suo interno. Quando si sveglia trova le mani e le gambe legate con delle corde, così colpisce freneticamente le pareti della scatola gridando di farla uscire. Proprio in quel momento un piccolo schermo mostra una donna, che la informa che la giuria l'ha considerata colpevole condannandola a 7 anni di riabilitazione senza condizionale. Afferma inoltre che il cibo e l'acqua le verranno forniti solo a discrezione dei cittadini che ha tradito. Sentendo questo, la prigioniera urla e piange, insistendo sul fatto di essere innocente. Il giorno seguente, la prigioniera 371113 si sveglia e agita il contenitore del cibo per richiedere un po' d'acqua. Tuttavia, non c'è nessuno in giro che possa rispondere. Successivamente inizia a controllare l'intera scatola nella speranza di trovare un modo per scappare, ma ogni tocco provoca una scossa elettrica. Col passare del tempo, sopravvivere diventa ancora più difficile. Nel frattempo, nell'altra cella della prigione, vediamo il prigioniero 13558 che cerca una via di fuga. Durante l'ispezione, attiva inavvertitamente un allarme, facendo lampeggiare una luce rossa. Di conseguenza dal soffitto scendono delle aste di metallo affilate, che la trafiggono brutalmente a morte. La mattina successiva, la prigioniera 371113 viene svegliata da una giovane donna, che le fornisce del piccolo pellet di cibo e un po' d'acqua. La prigioniera cerca di spiegarle che è innocente, ma la donna le dice che i cittadini decideranno il suo destino. Aggiunge inoltre che non è né la prima né l'ultima prigioniera che avranno lì. Successivamente, al prigioniera protagonista trascorre altri giorni con il poco cibo e acqua che ha, e per questo motivo un giorno viene sopraffatta dalla disperazione e dalla depressione. Di conseguenza, prende una corda dal pavimento con l'intenzione di commettere l'impensabile. Comincia a soffocarsi fino a rimanere senza fiato, ma appena in tempo si libera perché non è in grado di andare oltre. Grida poi ad alta voce, chiedendosi cosa abbia fatto di sbagliato per finire in un simile destino. Nel corso del tempo, la prigioniera 371113 accetta la sua condanna e impiega varie distrazioni per affrontare la sua situazione. Comincia a trascorrere le sue giornate guardando fuori da un piccolo foro e dormendo. Un giorno allunga la mano fuori e prende la palla di gomma, e questo agisce come un altro mezzo per aiutarla a passare il tempo. Dopo alcune settimane, un drone sposta la scatola della prigioniera in un luogo diverso, che sembra essere una foresta. Nella scena successiva ci viene presentato un altro prigioniero con il codice 180102. Ha una pena di 5 anni, e ne ha già scontati la metà dentro i box. Dopo aver trascorso lì 2 anni e mezzo, è arrivato ad accettare che la reclusione è giustificabile a causa delle conseguenze delle sue azioni passate. Una mattina, la prigioniera 371113 viene avvicinato da una ragazza vestita di blu. Le chiede cosa sta facendo, al che la detenuta risponde che sta scontando una pena di 7 anni. La ragazza inizia quindi una conversazione, chiedendole se ha sentito parlare di William Shakespeare. Quando la detenuta risponde negativamente, la ragazza le offre un libro da leggere. Quest'ultima però si rifiuta di accettarlo, sostenendo che non le è permesso leggere durante il suo periodo di riabilitazione. Nel bel mezzo della loro conversazione, la ragazza chiede alla prigioniera di avvicinarsi, le tiene poi le mani e recita alcuni versi del libro di Shakespeare facendola sentire bene. Successivamente la ragazza le porge una piccola borsa con pellet di cibo e la saluta, promettendole di farle nuovamente visita. In seguito, la prigioniera si sente stimolata dall'incontro umano dopo molto tempo. Di conseguenza, si sdraia sul pavimento e si tocca, ignorando il fatto che la telecamera a circuito chiuso sta registrando tutto. Più tardi, mentre mangia, la ragazza scopre un libro in miniatura annidato nel pacchetto di cibo. Volge le spalle alla telecamera di sorveglianza e lo apre, solo per scoprire che è una copia del libro di William Shakespeare. Successivamente,
La prigioniera 371113 utilizza l'acqua conservata per pulirsi, prevenendo le infezioni delle ferite sul suo corpo. Versa poi l'acqua usata all'esterno attraverso l'apertura. La telecamera a circuito chiuso la riprende mentre spreca l'acqua potabile, e di conseguenza viene trasportata di nuovo vicino al mare. Qualche tempo dopo la stessa ragazza civile di prima va da lei, e le chiede come mai è finita lì. Tuttavia, invece di una risposta diretta, la prigioniera chiede come i cittadini decidono chi nutrire tra tutte le persone detenute. La ragazza confessa che semplicemente passeggia tra le scatole, parla con i detenuti, e fornisce loro il cibo. Afferma che cerca di raggiungere quante più persone possibile, ma spesso il brutto tempo le impedisce di farlo. Mentre conversano, la prigioniera 371113 le dice che le ricorda sua sorella minore, che non è più in vita. Il periodo di reclusione continua, e l'unico conforto per la protagonista è il libro in miniatura che legge regolarmente nascosta dalla telecamera. Pochi giorni dopo, il drone la trasporta nuovamente in un altro luogo. Gli viene avvicinata da un cittadino, che la schernisce mangiando davanti a lei una mela succosa. Sopraffatta dalla fame estrema, la prigioniera implora l'uomo di mostrarle un po' di pietà, ma lui rifiuta bruscamente. Afferma inoltre che tutti i detenuti dovrebbero essere giustiziati senza alcuna pietà. Nonostante questo, è disposto a offrire la sua mela alla condizione che lei gli permetta di soddisfare la sua gratificazione. Sebbene ciò sia contro la legge, la prigioniera, spinta dalla fame, accetta con riluttanza la sua condizione. Si toglie poi le mutande e lo lascia cominciare. Nel bel mezzo di questa transazione illecita, un drone di pattuglia li scopre e apre all'istante il fuoco, uccidendo sul posto il trasgressore. Uno dei proiettili colpisce la gamba della prigioniera, provocandole un forte dolore. Nonostante ciò, allunga il braccio fuori e recupera una mela dal cittadino defunto. La divora immediatamente, ma con suo sgomento il frutto è pieno di vermi, il che la spinge a vomitare. La stessa notte la prigioniera 371113 si sveglia con una sirena a tutto volume, e una voce le dice che ha violato le regole della prigione accettando di scambiare cibo. Questa violazione comporta una punizione, 7 giorni di insonnia, che la voce sostiene essere il primo e ultimo avvertimento. Di conseguenza, i giorni successivi per lei passano come un inferno, perché ogni volta che chiude i suoi occhi suona un'enorme sirena insieme a delle luci. Nel disperato tentativo di non addormentarsi, sbatte la testa al muro, procurandosi un dolore atroce. Inoltre, la prolungata privazione del sonno la fa precipitare in uno stato di allucinazione, in cui immagina una figura regale che assomiglia al suo riflesso specchiato. Alla fine, i 7 giorni passano, e la sua punizione giunge al termine. Il suo cervello stanco finalmente ottiene il riposo che brama, e dopodiché finisce per dormire per giorni. Una notte sente il suono di alcuni fuochi d'artificio. Si alza per guardare fuori, e vede il cielo sbocciare con fuochi d'artificio colorati. Si scopre che i cittadini stanno festeggiando il nuovo anno. In onore di questo evento viene dichiarata un'amnistia per i prigionieri nelle celle di isolamento, escludendo coloro che sono politicamente condannati. Pertanto, la prigioniera 371113 continua a scontare la sua pena. Un giorno, una donna anziana si avvicina al box della prigione e parla con la protagonista. Condivide la sua straziante esperienza di sopportare 15 anni in una reclusione simile, confessando come l'ha trasformata in una persona resiliente ma allo stesso tempo sgradevole. Lancia quindi una vecchia lama di rasoio arrugginita verso la prigioniera e se ne va. Nella scena successiva, la prigioniera 371113 viene nuovamente avvicinata dalla stessa ragazza appassionata di Shakespeare di prima. La prigioniera inizialmente crede che si tratti di un'allucinazione, ma la ragazza le dice che è reale. Le offre poi dell'acqua e recita un altro paragrafo del libro di Shakespeare. Nonostante l'incontro sia breve, in qualche modo fornisce sollievo dal suo continuo dolore. La scena poi avanza velocemente fino a qualche mese dopo, dove la pancia della prigioniera 371113 è diventata più grande. Qui apprendiamo che ora è incinta del bambino dell'uomo che le ha offerto la mela prima. Durante la notte, la ragazza appassionata di Shakespeare si reca dalla prigioniera ed esprime il suo desiderio di salvarla dalla detenzione. Tuttavia, il sistema di sicurezza rileva l'interferenza, facendo suonare l'allarme. Percependo il pericolo imminente, la ragazza si allontana in fretta, dopodiché la sirena si ferma. La mattina seguente, un cittadino va dalla prigioniera 371113 e le chiede se vuole pietà. Quando quest'ultimo afferma, l'uomo le mostra a distanza un'altra scatola di prigione, che sembra aver bruciato come forma di misericordia. Vedendo ciò, rifiuta di accettare tale misericordia, scegliendo di continuare la sua miserabile esistenza. Con il passare di altri mesi, la prigioniera 371113 sperimenta l'inizio del travaglio. Dopo aver sopportato il dolore per molto tempo, alla fine riesce a dare alla luce il bambino dentro la scatola. Non appena tiene il bambino tra le braccia, si sente così felice che dimentica il dolore che sta provando da anni. Purtroppo,
La sua felicità è di breve durata, perché il sistema di sicurezza rileva immediatamente un'anima in più nella camera. Di conseguenza, rilascia un gas che agisce come un'anestesia, rendendola priva di sensi. Quando riprende conoscenza, suo figlio se n'è già andato. Questo la spinge a piangere freneticamente, urlando per riavere il suo bambino. Tuttavia, come al solito, le sue suppliche rimangono senza risposta. Ad un certo punto la scatola della prigioniera 371113 viene colpita dalle onde del mare e da un temporale, a causa del quale l'acqua inizia a riempirla. Quando la camera si inzuppa, inizia a tremare dal freddo. Inoltre, il sistema di sicurezza non funziona correttamente a causa dell'acqua, quindi percepisce la sua presenza come una violazione del confinamento. Di conseguenza, le autorità esterne del tutto ignare della reale situazione, emettono un avvertimento che se l'interferenza non viene risolta entro pochi secondi il detenuto verrà sterminato. Mentre il conto alla rovescia è in corso, la prigioniera lotta contro l'annegamento nell'acqua che sale. Poco dopo il conto alla rovescia raggiunge lo zero, e il drone di pattuglia si presenta per portarla verso lo sterminio. Fortunatamente, durante il tragitto il drone viene colpito da un fulmine, facendo precipitare la scatola in mare. Nella scena finale vediamo alcuni cittadini che giocano sulla costa, quando notano una prigione che viene portata a riva insieme alla prigioniera 371113. Nonostante questo scelgono di ignorarlo e di allontanarsi dalla scena, abbandonando l'inconscio prigioniero. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!